Ciao a tutti ragazzi, sono Francesco e bentrovati in questo nuovo video di Minecraft nel server Magic Mine nella modalità Star Prison. Ho pensato in questo episodio di fare delle cose un po' diverse. Se aprire qui Runtrap, ci sarà anche Runtrap, però assieme a Runtrap faremo anche un'altra bella cosa, per cui ci servirà anche il piccone. L'altro piccone è Magic Whip. Prima di tutto è 3. Se vuoi nel frattempo faremo questa bella cosa. Abbiamo extra 3 sul piccone. Comunque facciamo così PV1. Questo lo metterei qua, quest'altro qua. E ora lo proviamo subito. Veramente ottima extra 3, proprio molto potente. Se ci sarà anche utile, anche per scavare più in là, ma senza troppi problemi. Vediamo un po' se riusciamo ad arrivare a 10, direi a 4B senza troppi problemi. Benissimo, 4B raggiunti, faremo un attimo warp. Seleziono non apposta per sostituire questo piccone con questo e faremo runtrap e siamo arrivati al warp Z. E poi ci riferiamo al grande assegno wool, poi PV1 e lo mettiamo qua. Abbiamo anche quest'altro key da poter mettere qua. Vedremo sempre un po' da parte anche per episodi futuri. E per poter anche riuscire a fare tutto molto bene. Nel frattempo vediamo un po' anche il warp Z. Cioè perché? Vediamo un attimo capire. Solamente smeraldi, dunque. Ottimo, vediamo un po' nel PV1 se ci abbiamo. Andiamo anche a 4 bombe, dunque trova anche bene, in modo tale che abbiamo recuperato un po' anche di smeraldi da poter vendere. Qua appena preso un altro po' di M. A questo punto rifarei un attimino warp Z, non a caso perché sostituirei qua il piccone.
Poi abbiamo scavato un altro pochettino. Almeno qualche altra M ce la siamo riusciti a fare senza troppi problemi. Dunque qua prendo il tasto destro e ora questo qua e infine quest'altro qua. In più mettiamo tutto qua nelle riserve in modo tale da poter anche riorganizzarci per un altro rank up. Arriviamo a 4B e mezzo, cioè un B e mezzo rispetto al rank precedente. Riusciremo ad arrivare anche al rank Lucky senza troppi problemi. Comunque di qua rifarei ben volentieri un bellissimo screen. Eccolo qua, tutto fatto. Con qualche bello screen anche ti ricordo. Bene ragazzi, spero che il video sia piaciuto. Vi ricordo che se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, condividere i video, aggiungere i preferiti e di commentare. In più un'altra cosa molto utile, se in caso dovesse avere le notifiche anche YouTube che preferite di più, e attivare le notifiche. Prendo sulla campanellina accanto al tasto iscritto, do la rotellina più la spunta nel caso si trattasse della versione precedente o la nuova di YouTube, dove sta la rotellina accanto al tasto iscritto. Ciao a tutti!